Da oggi e per 3 giorni cambiamo pagina alle Aldini Valeriani Endymatica dedicata alla tecnologia a servizio dei portatori di disabilità. L'evento organizzato dalla Fondazione ASPI, ne abbiamo parlato con il presidente Franco Bernardi al microfono di Michela Configoni. Questa è l'11ª edizione di Endymatica ed è una mostra convegno che ha l'obiettivo di mobilitare il cuore e la mente di molte persone sulla tematica della disabilità e della tecnologia. Quindi ci sono esposizioni di prodotti e ci sono dei convegni dove si dibatte come la tecnologia può facilitare la vita delle persone disabili nei diversi contesti, sia scolastici che lavorativi che di vita sociale. Ci sono una settantina di espositori, di aziende che commercializzano, che producono e vendono degli ausili tecnologici, oltre a delle istituzioni, c'è la Banca d'Italia, c'è l'INAIL, comunque sono tendenzialmente degli operatori di ausili tecnologici. Quali sono le ultime conquiste tecnologiche che sono state fatte per aiutare chi ha disabilità? Beh, diciamo che le ultimissime, che però non si vedono ancora dei risultati precisi, è l'intelligenza artificiale, di cui in questi giorni, in questi 3 giorni, oggi qui sta iniziando un convegno sulla robotica e sulla intelligenza artificiale, intelligenza aumentata. Il compito dell'ASPI è di essere consapevole di queste tecnologie e di fare in modo che questo progresso tecnologico abbia delle ricadute concrete sulla vita delle persone disabili. Quindi studieremo come queste nuove tecnologie possono aiutare le persone disabili nel loro contesto di vita, scolastico, lavorativo o sociale. Ed era presente anche la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini. Sentiamola ancora al microfono della nostra Michela Configoni. Sulla disabilità e su tutto ciò che può aiutare diversi tipi, quindi disabilità uditiva, visiva, cognitiva, la Regione c'è sempre stata. Abbiamo contribuito molto volentieri e lo facciamo da tempo a questa mostra convegno Endymatica, dove le tecnologie più forti, le innovazioni più avanzate nel mondo del digitale, dell'informatica, si combinano con la fragilità e danno risposta alla fragilità. Ho visto video e insomma i workshop anche dei professori e dei docenti che dentro alle scuole, qui siamo alle Aldini Valeriani, lavorano moltissimo per includere i ragazzi disabili perché non ci sia più e anche per togliere il pregiudizio, perché davvero con insomma, le tecnologie touch, gli iPad, ho visto risultati che anche solo pochi anni fa erano impensabili. Quindi l'Emilia-Romagna è una terra di grande coesione, insomma, la disabilità non è più quella cosa residuale di cui dobbiamo occuparci, ma è il centro di tante iniziative come quella di oggi.